L'Istituto Comprensivo di Roccella Ionica Coluccio Filocamo, guidato dalla dirigente Emanuela Cannistra, sempre più aperto ad arricchire le conoscenze disciplinari degli alunni attraverso esperienze di formazione extrascolastiche, concorrerà a livello nazionale con la classe terza B del plesso 25 aprile al concorso scolastico I Giovani Ricordano la Shoah. Il concorso, promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione a livello nazionale, scaduto lo scorso 11 dicembre per l'anno scolastico 2020-21, era aperto agli elaborati inviati dalle scuole italiane di ogni grado di studi, scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado. Tra tutti gli elaborati, una commissione regionale ha ritenuto meritevole quello presentato dalla classe terza B dell'Istituto Comprensivo di Roccella per la categoria scuola primaria. Il lavoro dei giovanissimi allievi è stato svolto nell'anno scolastico 2019-2020, quando frequentavano la seconda B del plesso 25 aprile dell'Istituto. I bambini, sotto l'attenta guida dell'insegnante Irene Sergi e la collaborazione degli altri docenti della classe, per ricordare il giorno della Shoah, che il 27 gennaio di ogni anno commemora le vittime dell'Olocausto, ha realizzato un video dal titolo Amicizia oltre ogni confine 8, autobiografia di un orsacchiotto. Sarà adesso una commissione nazionale composta dai rappresentanti del Ministero dell'Istruzione a proclamare un vincitore per ogni grado di studi. Nell'augurare in bocca al lupo ai giovanissimi studenti della terza B, guardiamo assieme la storia di 8.